È il grande giorno, il più atteso, quello da dentro o fuori, che dirà se a Foggia è ancora possibile sognare al Partenio Lombardi. Con inizio alle ore 20:30 va in scena Avellino Foggia, una sfida che mette in palio l'accesso alla fase nazionale degli spareggi che conducono alla Serie B. Dopo aver battuto la Turris, al Foggia servirà l'impresa espugnare il campo dei lupi per guadagnare ancora strada. Solo un successo nell'arco dei 90 minuti, infatti, spalancherebbe la fase nazionale a Zeman. Una vittoria che nel vecchio Partenio manca da oltre 30 anni. Fu proprio il Foggia del Boemo, lanciatissimo verso la promozione in Serie A, a griffare l'ultimo squillo, poi solo dolori, alcuni dei quali, anche a distanza di 15 anni, restano ancora vivi, come quel maledetto gol di Rivaldo che in pieno recupero strozzò in gola l'esultanza di un popolo che aveva fatto il palato alla B. Stamane, a poche ore dalla sfida, sgambatura allo Zaccheria per i rossoneri, a margine della quale è stato proprio Zeman a fare il punto della situazione. Vabbè, io me l'auguro di cambiare atteggiamento. Io spero che la squadra sia. È vero che era bloccata perché era importante, perché ci bastava anche pareggio con la Turris, ora che non basta più, spero che ricominci a giocare non solo a non perdere, ma a fare qualche cosa per fare il risultato pieno. Vabbè, penso che loro hanno recuperato qualche giocatore per loro importante, e quindi mi aspetto da loro qualche cosa di più. Da parte nostra io spero che ripetiamo come atteggiamento l'ultima partita di campionato con loro. Ma Piazza di Avellino era calda da sempre, quando hanno fatto Serie A ci sono stato pure io un anno e qualche problema con tifoseria c'era, perché non, la squadra non rendeva per quello che si aspettavano i tifosi. Noi non ci dobbiamo fare calcoli sui tifosi, nel senso che dobbiamo cercare di fare il nostro, non lasciarsi influenzare non solo dai tifosi ma anche dai giocatori, visto che Gautieri ha dichiarato che ci vuole più grinta, più cattiveria. Io spero che noi ci concentriamo solo a giocare a calcio. Vabbè, la squadra per me sta bene fisicamente, bisogna vedere di nuovo mentalmente. Una cosa è giocare a non perdere, una cosa è giocare a vincere. E quindi spero che poi magari non si vince, però fare qualche cosa di più sul piano di costruzione di gioco e finalizzazione. Beh, io penso che vince chi sbaglierà di meno, poi può essere fase offensiva o fase difensiva. Noi dobbiamo cercare di essere sempre positivi e cercare di metterli in difficoltà. Io non credo che Avellino, quando è venuto qua una settimana fa, ha giocato tanto per giocare, anche se già erano qualificati. Le motivazioni sono importanti, noi vogliamo, loro vogliono, e bisogna vedere chi fa meglio.